Una piazzetta con mille possibilità, ma anche molte criticità. Piazza Caprera è una piccola gemma incastonata nel fiabesco scorcio del quartiere Coppedè, la cui fontana, realizzata nel 2001 con i fondi del progetto 100 Piazze, è stata anche impreziosita da due statue realizzate dall'artista francese Zuobada, raffiguranti due figure femminili. Una dovrebbe ballare e un'altra riposare nei flutti, tra zampilli d'acqua e giochi di luce, ma solo la pioggia potrà forse riempire nuovamente la fontana a secco ormai da anni, visto che i fondi del programma di Roma Capitale, da 2 milioni, sono diventati solo 500.000 e mancano quindi le risorse per rimediare anche ad un progetto urbanistico sbagliato dall'inizio. C'è un problema elettrico che impedisce la fontana di funzionare per più di un'ora consecutiva e che comunque verrà risolto entro la fine del mese. E poi c'è un problema più serio di scarico, perché l'acqua di scarico finisce nel serbatoio del ricircolo e quindi praticamente dagli spruzzi esce acqua sporca, e devono in qualche modo progettare uno scarico diverso che va direttamente nella fognatura, in modo che l'acqua di ricircolo sia solo acqua pulita che circola nella fontana. Quanto riguarda la movida, l'apertura di questo nuovo pub che sta aperto fino alle 2, secondo noi l'ha molto peggiorata. Per questo anche i gestori del bar sono scesi in campo per dare il loro contributo. Stiamo cercando di portare avanti appunto questa idea di tranquillizzare i ragazzi e comunque anche di sensibilizzarli a tenere la piazza più pulita. Proprio per questo abbiamo messo sulla piazza un secchione della spazzatura, che dove c'è scritto appunto "a noi piace pulita", e devo dire che da qualche settimana la piazza risulta più pulita rispetto a qualche mese fa. L'idea è ora quella di cercare di sensibilizzare i giovani che frequentano la piazza a non sporcarla attraverso il sempre efficace Do Ut Des, sconti sulle consumazioni se si gira un video per i social in cui ci si mostra rispettosi dell'ambiente e del decoro mentre gettiamo correttamente ciò che resta del nostro drink, che sia una bottiglia o un bicchiere di plastica.